vanno a scoprire quest'opera di Marco Lodo e il nostro Ivan Graziani. Red Ronnie a Teramo per l'inaugurazione dell'opera di Lodola dedicata ad Ivan Graziani, un esperto come lei di musica. Intanto cosa ci dice di questo grande Ivan, molto amato, un artista controverso per certi versi, però che ci ha lasciato in eredità delle canzoni straordinarie. Da dove cominciare? È importantissimo che Teramo porti avanti un artista come Ivan Graziani, che faccia manifestazioni su Ivan, perché una città è nella storia per gli artisti che ha avuto, per gli artisti che ha, per la cultura, non certo per un nuovo palazzo, un nuovo bar che apre o abbiamo aperto un McDonald's. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, quando parlo con tutti di Ivan Graziani, tutti mi dicono però sottovalutato. Certo, perché Ivan secondo me non piaceva quella intelligenza, un po' con la puzza sotto il naso, che fa sì che artisti come Ivan Graziani o Augusto Dell'Oglio, Augusto D'Oglio, dei Nomadi, non vengono mai considerati. E quindi... Mi scusi, ma essere nato anche artisticamente in una piccola città come Teramo, una città di provincia quasi sconosciuta, soprattutto ai tempi insomma in cui ci fu l'esordio di Ivan Graziani, ha pesato secondo lei sulla carriera di questo artista? Magari se nasceva a Milano, a Roma, poteva essere diverso. Assolutamente sì, perché Ivan non era certo quello che frequentava quelli che si chiamano i salotti buoni. Beh, insomma, emozione grande come sempre, come tutti gli anni, quando facciamo il pigro, quando scendo a Teramo, quando vedo i teatri pieni, le piazze piene, quindi per me l'emozione è sempre quella. Però mi voglio riagganciare alla domanda che tu hai fatto a Red. Se Ivan non fosse nato qui, avrebbe scritto quello che ha scritto? Mi domando. Probabilmente no. Ecco, per cui secondo me non è, cioè, è un pregio per lui.